Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video. Questo, come potete leggere dal titolo, è un video dedicato al Cosmoprof. Mi rendo conto di averlo girato un po' in anticipo, però ho visto sulla pagina fan del Cosmoprof, appunto su Facebook, che vi linko qui nell'info box perché è sempre utile perché l'aggiornano continuamente e scrivono insomma varie informazioni, che i biglietti della fiera sono già online. Quindi ho pensato che può essere utile a quelle ragazze che vogliono andare in fiera, però non sanno come funziona, vogliono, è utile anche perché sapendo insomma varie informazioni che io poi ho acquisito negli anni, perché questo è il terzo anno che vado al Cosmoprof. Infatti giù vi linko tutti i video in cui vi parlo del Cosmoprof, quindi voi così potete notare anche la differenza. Magari quelle ragazze che si sono iscritte da poco al mio canale, insomma non sanno, non hanno visto quei video, anche i video haul, per farvi capire insomma che occasioni ci sono in questa tipologia di fiera. Quindi guardate l'info box perché vi linko tutti i video riguardanti il Cosmoprof. Allora, stavo dicendo, l'ho trovato abbastanza utile da fare adesso perché così le ragazze hanno modo di organizzarsi, cioè voi ragazze avete modo di organizzarsi, di organizzarvi sia per il viaggio che per l'alloggio che per il biglietto in fiera, che vi consiglio di acquistare online. Allora, vado per punti perché mi sono scritta sull'agendina tutti i vari punti, così non mi scordo nulla. Allora, io personalmente anche quest'anno vado sempre con la stessa organizzazione degli altri anni, cioè viaggio in pullman, partiamo il sabato notte, arriviamo in fiera la domenica mattina, alloggio a Rimini con cena e colazione, e il lunedì insomma in fiera fino a tardo pomeriggio. Vado sempre con la stessa organizzazione che non vi so dire adesso quanto pago perché ovviamente siamo al 19 gennaio, il Cosmoprof è ad aprile, l'organizzatore non mi ha saputo dire quanto costa. L'anno scorso ho pagato 149 euro, viaggio, pernottamento e biglietto compreso. Quest'anno non vi so dire, so solo che l'organizzazione dell'anno scorso c'è per le ragazze di Salerno, non dico in provincia perché comunque si parte da Salerno, quindi è un po' scomodo per voi, vi conviene andare in altri modi. Comunque, al limite, se vi interessa questa organizzazione, che insomma dove vado io eccetera eccetera, quando so qualcosa in più, ovvero quando l'organizzatore mi porta la brochure con, per dirvi, se ce l'ho qua ve la faccio vedere, quella dell'anno scorso perché io me le conservo, sì, ce l'ho. Ad esempio, questa è quella del primo Cosmoprof che ho fatto e costava 125 euro, per dirvi. L'anno scorso costava 149 euro e offriva insomma le stesse cose. Ed è questa, se non erro. Questa qua. Comunque, se appena so qualcosa in più e quando magari ho questo foglio che vi so dire di più, per le ragazze di Salerno vi scrivo tutto giù nell'info box, magari anche mi contattate in privato per il numero dell'organizzatore perché comunque mi pare brutto mettere il suo numero sotto l'info box privato, quindi mi contattate in privato se siete interessati o anche su Facebook, i miei contatti ve li lascio sempre giù e vi do il tutto, insomma. Bene, poi, per quanto riguarda il biglietto, io vabbè, già personalmente ho il biglietto con l'organizzazione. Quest'anno però avrò ad esempio il pass, che adesso arriverò subito, subito dopo. Il biglietto comunque vi consiglio di comprarlo su internet, risparmiate ore di fila e tempo prezioso e risparmiate anche un bel po' di soldi perché se lo volete comprare in fiera vi viene a costare intorno ai 50 euro. L'anno scorso ho visto che sono online biglietti, però sinceramente non mi sono informata del prezzo perché non è una cosa che mi interessa. Vi lascio giù nell'info box il sito del Cosmoprof dove potete insomma vedere quanto costa e ci sono anche gli sconti per comitive, quindi se siete più ragazze potete usufruire di questi sconti. E va bene, quindi niente, il biglietto ve lo consiglio di prendere online, che praticamente voi lo stampate,
e avete diritto direttamente di accedere alla corsia dei biglietti. Cioè, quindi voi quando arrivate, che ne so, alle 8:30 la mattina in fiera, per dirvi, c'è la corsia dove si vanno a fare i biglietti, che è strapiena, una fila lunghissima, immensa. Voi state lì ad aspettare che le porte si aprono, entrate, date il biglietto oppure lo passate, se non sbaglio, sotto i cosi, sotto al beige, e entrate direttamente in fiera tranquille, anziché ammazzarvi per la fila e per fare il biglietto. Adesso arriviamo al pass press. Quest'anno, vedendo anche durante gli anni precedenti tante ragazze che avevano il pass, cioè tipo un cartellino con scritto varie cose, ad esempio chi era giornalista, chi era anche blogger, per dirvi, stava scritto. Mi sono un po' informata e praticamente questo pass si ottiene grazie alla domanda per avere il pass press, che io ho fatto, si può dire, un anno fa, perché non sapevo, insomma, come funzionava. Io comunque mi sono attivata perché sinceramente ho detto: vabbè, sì, io con l'organizzazione il biglietto ce l'ho, ma me lo posso comunque rivendere e usufruire di questo pass, che mi permette di accedere anche a vari stand o a vari come si dice? Ci sono anche, diciamo, dei settori specifici del Cosmoprof che alle persone normali, se non addette del settore, non fanno entrare. Però, avendo il pass, essendo una blogger o una giornalista, vi fanno entrare perché comunque voi andate a fare pubblicità a questi stand, voglio dire. E quindi mi sono attivata e ho fatto la richiesta per il pass press, che si fa sul sito sempre del Cosmoprof. Quindi, per chi ha un blog o un canale YouTube e non vuole pagare il biglietto, ma avere questo pass, che spero che mi danno perché l'hanno fatto in tante. Quindi io ho chiesto, per esempio, a Ornella, che è stata così gentile da spiegarmi anche dove devo andarlo a ritirare, non penso che fanno problemi. Ovviamente questo foglio, praticamente, dove vi ringrazio per la domanda che avete fatto per il passo, e da portare poi allegata la documentazione. Ad esempio, qui si parla di giornalismo, c'è il tesserino di iscrizione all'ordine dei giornalisti, il PES, questo PES Paras. Questo pass press, che sarebbe il foglio che dopo consegnate vi danno l'occorrente, e vabbè, la carta intestata con il direttore del giornale che vi ci manda. In questo caso io non ho niente di tutto questo, ma sono una blogger e devo allegare il mio bigliettino da visita, che adesso arriviamo anche al bigliettino da visita. E quindi io ci allegherò questo bigliettino da visita, vado a ritirare questo pass in sala stampa, praticamente nell'ufficio stampa di manifestazione, blocco B del centro servizi. E quindi, insomma, provo quest'anno ad avere questo pass che tutte quante le blogger vogliono. E quindi ho provato, insomma, quest'altra opzione. Quindi ve lo consiglio, per chi ha un canale, un blog, non vuole pagare il biglietto e vuole accedere a tutti i padiglioni, di fare questa cosa. Poi, il biglietto da visita. Non è perché mi voglio atteggiare che ho fatto il biglietto da visita, ma anche il biglietto da visita ha un suo perché. Ne ho fatti un centinaio, ho investito un 15 euro, ma vi serve sempre per chi ha un canale YouTube o un blog, perché se non avete nulla e vi fate il biglietto da visita con magari un canale inventato, voi comunque a quelli dovete mandare una recensione o un qualcosa. Non è corretto, voglio dire. Vi fate il vostro bigliettino da visita, così avete la possibilità di relazionarvi con i responsabili, insomma, dei vari stand, per cercare collaborazioni. Ovviamente io vado al Cosmoprof non solo per passione, anche per vedere le novità, ma anche per cercare collaborazioni. Siamo obiettive, voglio dire, per testare nuovi prodotti, per provare nuovi prodotti. L'anno scorso devo dire che ho ottenuto davvero tante collaborazioni, non me l'aspettavo neanche, e
nonostante il fatto io non sapessi parlare l'inglese in maniera bella spedita, ma parlucchiavo qualche parolina, cercavo di farmi capire. Quindi è molto utile per chi è una blogger avere un bigliettino da visita, perché voi insomma attestate che avete un blog o un canale YouTube dove parlate insomma dei loro prodotti. Vi consiglio di relazionarvi sempre con quelli stranieri, perché quelli italiani non vi si caga nessuno. Poi lo stare in fiera io vi consiglio, per lo stare in fiera io vi consiglio sempre un abbigliamento comodo, però neanche troppo sciangato. Io sono andata 2 anni di fila in fiera e ogni anno pensavo di essere vestita bene, cioè di non sembrare una deleritta. Invece no, ogni anno mi sentivo a disagio, perché nonostante il fatto che tutti i video che vedrete andate comode in tuta, vestitevi con un jeans e una maglia, vi sentite a disagio, perché comunque la maggior parte delle persone che vedrete lì sono tutti vestiti in maniera adeguata, cioè con tipo tailleur, cose. Pure se vi volete relazionare con una persona di uno stand, insomma, non potete andare lì tutte sciangate. Io mi sono sentita un po' a disagio, devo dire la verità, perché avevo, per dirvi, un leggings normale, la maglia così sopra, però comunque vi sentite a disagio. Infatti io quest'anno mi preparerò anche l'outfit per sembrare comunque una persona insomma garbata, cioè ogni anno, vi ripeto, sempre più a disagio. Quindi comodo sì, ad esempio qualche leggings magari un po' più particolare, non vi serve di portarvi tipo i piumini o giacche pesanti, anche perché quest'anno sarà ad aprile, quindi farà comunque caldo, una giacchettina di pelle andrà più che bene, ed insomma stare vestiti un pochettino sì, comode, però un po' più insomma presentabili. Vi consiglio sempre di portare con voi un trolley, perché comunque è stancante trascinarvi dietro tutte le brochure, campioncini, insomma varie cose che vi danno nei vari stand. Poi molti vi danno quelle buste di tessuto, e quindi comunque andare avanti con queste cose per tutta una giornata risulta stancante. Vi portate un trolley piccolino e ci mettete insomma dentro le cose, insomma camminate spedite, non siete ridicole, perché lì tutti hanno il trolley e chi non ce l'ha insomma si maledice da solo. Cioè l'ho visto proprio che una ragazza insomma è venuta e beh, da te che te lo sei portato, io pensavo di essere ridicola portandomi dietro il trolley. Quindi poi il cibo, allora il cibo, allora vi consiglio vivamente, se non volete spendere un capitale, tengo da scelta da denti, che schifo, se non volete spendere un capitale, scusate il primo piano del mio dente storto, se non volete spendere un capitale, di non andare nel bar della fiera, perché è carissimo. Il primo anno io sono andata lì, avrò speso tipo un 7-8 euro con un panino grignoso e una bibita, un'acqua, niente di eclatante, piccolina, e ho speso un botto. Mentre vi consiglio di andare, che l'anno scorso sono andata con gli amici del mio fidanzato, sono andata al ristorante proprio che c'è in fiera e sta in vari padiglioni. Comunque per lo stesso prezzo che vi fanno spendere bar avete la possibilità di prendervi un primo o un secondo o un antipasto con una bottiglina d'acqua, stare seduti, non fare file immense, perché nei ristoranti stranamente ci va poca gente, anche perché si pensa che siano costosi quando non lo è, e niente, vi consiglio di gran lunga il ristorante anziché il bar, che è molto molto costoso. Per dirvi, rimasi sconvolta l'anno scorso con un signore, voleva comprare insomma una bottiglia d'acqua grande d'acqua, gliel'hanno fatta pagare tipo 5 euro, io sono rimasta così tipo 3 ore, non sapevo, che veramente sconvolta. Fortunatamente vabbè, noi l'acqua la tenevamo, perché questa organizzazione fornisce anche, che ne so, la colazione la mattina, compra l'acqua che distribuisce ai vari passeggeri, oddio, i vari passeggeri, e niente.
Poi vi consiglio ovviamente come ogni anno di prendervi questo ed è un libricino che trovate a tutti gli ingressi. Io personalmente entro dall'ingresso principale che è il Michelino, però il Cosmo però fa tanti ingressi. Questa è la mappa di tutta la fiera. L'hanno fatto quest'anno morbido, non con gli anelli, che era scomodissimo. E questa insomma è la mappa di tutta la fiera e io personalmente entro da qui, dall'ingresso Michelino. I primi padiglioni insomma che io incontravo sono quelli là nazionali, questi qua gialli che vedete, e l'azzurro che è quello delle unghie se non erro, dove c'è anche per dirvi lo stand di Paola P nel 36. Non so se quest'anno hanno cambiato disposizioni, però insomma l'anno scorso era così. E niente, vi consiglio di prendere questo perché poi se vi interessa qualche marca c'è insomma la letterina e insomma la trovate nel padiglione e vi indica il padiglione e il posto. Ad esempio la C, queste sono tutte le marche con la C. Comunque, insomma, è fatto abbastanza bene. Poi, vabbè, devo dire la verità, i padiglioni sono molto migliorati. Ad esempio, quelli nazionali, internazionali sono divisi per nazioni. Trovate, ad esempio, le bandiere, che è molto facile. Quindi tutte le marche, per dirvi, americane stanno là. Le marche polacche stanno da dove sta la bandiera. L'Inghilterra tiene tutte le marche in consumo inglesi l'hanno, diciamo, facilitato un pochettino perché il primo anno ho avuto difficoltà a trovare gli stand, devo dire la verità. Poi vi consiglio di segnarvi gli stand che vi piacciono perché io l'anno scorso ho fatto così e mi sono trovata meglio perché già sapevo dove volevo andare senza che cercavo sul libricino, perché poi sul sito del Cosmo Prof c'è anche una lista sempre in continuo aggiornamento di tutti gli stand che ci saranno in fiera. Io già mi sono segnata alcuni nomi che voglio andare a visitare per dirvi. E mi sono scritta insomma le varie marche, la Delia Cosmetics dove compro i fondotinta, quella buonissima, la marca polacca, la Fardel, la Gioco Cosmetics, la NYX, la Sormé, Young Blood, Paola P, Mirabella, la Splash Cosmetics, insomma vari stand che voglio andare a visitare e che sono interessata. Poi per chi insomma vuole fare il viaggio in treno è molto comodo perché la mia amica il primo anno di fiera è venuta e ha fatto il viaggio in treno. Praticamente lei è arrivata in stazione, ha preso un pullman praticamente che l'ha portata nella zona fiere a Bologna perché comunque sta tipo nella zona industriale di Bologna, il Cosmo Prof, la fiera, proprio nella zona fiere e l'ha lasciata il pullman se non erro all'ingresso Moro e dovuta venire da me all'ingresso Michelino, però voi potete anche rimanere lì, entrare dall'ingresso Moro che non è il principale, ma vi troverete per dirvi il 34 celeste vicino al padiglione insomma dei capelli. Questo è l'ingresso Moro, cioè invece di entrare da qua voi entrate da qui prendendo il pullman. Poi non lo so, può darsi pure che negli anni è cambiata la fermata, però la mia amica quando ho preso il pullman che è arrivato puntuale dalla stazione di Bologna l'ha portata all'ingresso Moro e se l'è fatta a piedi fino al Michelino. Poi il giorno che vi consiglio ovviamente il lunedì perché si svende tutto e tutti gli stand per la maggior parte vendono e quindi insomma avete la possibilità di acquistare perché già la domenica è un po' più difficile acquistare dagli stand. Io la domenica sì, ho preso un botto di roba, ma molte cose me le hanno regalate essendo una blogger, cioè poche cose sono riuscita ad acquistare. Per dirvi la NYX non vendeva proprio l'anno scorso, quindi nada de nada.
E insomma, io vi consiglio il lunedì. Vi consiglio di portarvi delle borse sicure o qualche zainetto, cioè tenere le borse ben chiuse, perché l'anno scorso praticamente è successo che hanno derubato un tipo gli hanno tagliato la borsa mentre c'era una rappresentazione nel settore capelli, me l'hanno detto i signori, insomma, che stavano nell'organizzazione nostra, che a sto povero tipo ci hanno tagliato la borsa e si sono portati tutto. Quindi, cioè, tenetevi sempre le borse vicine, chiuse e tenetevele, insomma, bene strette. Poi vi consiglio di portarvi ovviamente i soldi cash perché vi conviene, molti stand non hanno la carta e seppure ce l'hanno le linee sono intasate, quindi dovete stare 3 ore ad aspettare che il pagamento va a buon fine. Poi i bancomat si trovano, se non sbaglio, agli inizi di ogni ingresso e molto spesso sono esauriti, oppure c'è talmente tanta fila per prelevare che addio, non ce la fate più. Quindi io vi consiglio di portarvi i soldi cash, insomma, quanto po po volete portare. Non vi consiglio di portarvi un capitale perché, vi ripeto, il lunedì fanno dei buoni prezzi e vi prendete un sacco di cose, quindi non esagerate, portate il giusto. E niente ragazze, io spero che questo video, anche se ve l'ho fatto in anticipo, vi può risultare utile per la prenotazione del viaggio, del biglietto, per saperne di più, insomma, della fiera. Io ovviamente vi lascio giù nell'info box tutti i miei video riguardanti il Cosmoprof, tutti i contatti che vi ho citato, eccetera, eccetera. E vi mando un forte bacio, queste sono le unghie nuove, non ve le ho fatte vedere. Sono nere con la puntina fucsia e una tipo zebrata con la fiocchettino del tipo Hello Kitty. E niente, vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!